Live. Ciao a tutti, bentornati su Trappola Academy. Come ogni lunedì siamo in compagnia di Luigi Di Bacco della Scuola Maiella. Ciao Luigi. Ciao Davide, buonasera a tutti. Ciao. Buonasera, intanto saluto un po' di persone che sono qua già in diretta a seguirci. Stasera, tra l'altro, battagliamo con la partita della nazionale, Luigi. Quindi... Ah, perché non ci sta la partita stasera? Ci giochiamo l'audience, vediamo cosa riusciamo a combinare. Dunque, qua in chat al massimo faremo degli aggiornamenti. Tanto, a parte che inizia alle 9 meno un quarto, al massimo vi perdete i primi minuti di partita, ma anzi, potete anche metterla senza volume e guardarla di sottofondo. Allora, Davide Toso, ciao, Francesco Cicare, ciao. Alessandro Russo, aspetta, adesso la guardiamo. Alessandro Russo, ciao. Alessia Valmori, ciao a tutti. Andrea Peccolo, buonasera a tutti. Andrea Bella, ciao. Diego Vittorio Logelfo, ciao. Cosa scrive? Alessandro Russo, pronti via. Francesco Pepe, ciao. Sergio Mustica, il nostro micologo di fiducia del mercoledì, è qui anche lui in diretta a seguirci. Tommaso Disio, ciao. Ci siamo anche appena sentiti in privato, domani ci vedremo. Alessia Valmori, ciao. Ciao a tutti. Allora, vediamo un po' cosa diceva Alessandro Russo. Oggi ho caricato un video sul gruppo Facebook dove il mio cane fa un bel riporto. Dato che mi è stato criticato, volevo sapere se è possibile, mi potresti rinfrescare. Poi parliamo anche di questo. Laura Gironi, Stefano Coppini, dai, malgrado l'incombente inizio della partita della nazionale, siamo già abbastanza. Bene, vediamo qua alle 20:45 quanti resteranno qui con noi. Prima di iniziare, come sempre, ringrazio tutti i Patreon di Truffle for Dummies che sostengono il canale sulla piattaforma patreon.com, mentre qua sotto c'è un disegnino con un dollarino. Se non volete usare la piattaforma Patreon, cliccandola sopra potete mandare dei contributi a sostegno del canale che sono assolutamente apprezzati e ben visti. Argomento della serata, quindi il gioco, la relazione e il lavoro. Quindi poi Luigi ci ha preparato anche un po' di video anche stasera da vedere, quindi li commenteremo poi insieme. Intanto, prima che mi dimentico, non ho visto il video su Facebook e non ho letto i commenti. Se poi vediamo anche, visto che sto facendo un po' di repulisti, vediamo poi i commenti sul gruppo. Comunque, il riporto in sé non è vietato per legge, è vietato non chiudere la buca. Quindi teoricamente Bravo. il cane può fare il riporto, ma poi devi andare lì a chiudere la buca. Se il cane fa il riporto e tu non chiudi la buca, questa cosa non è consentita. Il riporto di per sé invece è consentito. Che dici, Luigi? Sì, d'accordo in pieno e aggiungo un'altra cosa, il cane divoratore toglie le spore, il cane che fa il riporto le lascia sul terreno, quindi un buon conduttore deve andare a chiudere, ma si fa anche per un'attività inerente al risultato, perché su quella buca ci può essere qualche altro tartufo, il cane in assuefazione durante la prima fase potrebbe discernere e dislocare da quella buca, riportandocelo ci potrebbe stare, c'è l'opportunità di un altro rinvenimento o più rinvenimenti se si tratta di un grappolo, quindi sia sotto l'aspetto etico di conservazione, ma richiuso la buca, ma sia anche per avere una redditività sul campo, perché se in molte specie di tartufo, ma quasi tutte, possono fare più di un tartufo nella stessa buca. Quindi è fondamentale andare a richiudere la buca, ma l'azione del riporto si può fare assolutamente. Va bene, allora adesso questa domanda qua era arrivata al volo, abbiamo un po' risposto e invece poi qua nella chat se avete altre domande inerenti all'argomento della serata fatele pure, noi adesso iniziamo un po' a chiacchierare sull'argomento e poi nella seconda metà della diretta daremo spazio a tutte le domande, se iniziate a farle qui io me le segno e poi le vado a recuperare.
Allora, Luigi, come introduciamo l'argomento del gioco? Questo è un argomento dove ho fatto un po' di pressioni su Davide per farlo. Lui era favorevolissimo da subito, perché è quello che mi viene chiesto più spesso in questo periodo qui. Cioè, quello che se un cucciolo in pastura si mette a giocare è normale, la risposta di getto è sì. Però un cucciolo per arrivare alla pastura, secondo il nostro metodo, è un cucciolo che deve avere passione di base, deve essere ben relazionato con il leader, deve essere stato abituato al gioco predazione, quindi al lavoro, che partiamo con la pulsione gioco predazione, sia in maniera individuale che in maniera collettiva. Se tutto questo viene fatto bene nel momento di criticità, nel condizionamento operante del bosco, può essere tranquillamente rimesso al guinzaglio, si fa riabbassare la rousal e rimesso al lavoro. È importante, perché altrimenti potrebbe arrivare una risposta non in linea con l'etica del buon cinofilo. È normale che un cucciolo giochi, però dobbiamo pensare che in maniera naturale, in un branco di dingo, in un branco di lupi, un cucciolo di 6-7 mesi durante la battuta di caccia non gli viene permesso di dare fastidio agli adulti che sta lavorando. Quindi c'è proprio una disciplina di tipo naturale. È ovvio che niente arriva magicamente, ma ci si arriva attraverso l'apprendimento. Tra un po' vedremo alcuni video dove andremo a spiegare anche le dinamiche. Aggiungo un'altra cosa rispetto a questa problematica, che ovviamente che in una stagione di, come quella di quest'anno, si va ad amplificare, che queste dinamiche possono sfociare o nel gioco, che grosso modo viene controllato, oppure nel dislocarsi del cucciolone. Questo capita soprattutto alle razze che hanno un buon distacco, tipo Brachypointer, Kurzer o Lagotto di genealogie di accelerate. E anche quell'altra dinamica è sempre inerente al fatto che per portare un cane in campagna, per portarlo con un tutor in una condizione come questa di quest'anno, diventa un lavoro abbastanza impegnativo, dove vanno valutati tantissimi aspetti. È ovvio che non è solo necessario fargli fare determinati esercizi, è necessario che quegli esercizi vengano fatti bene, ben compresi dal cane, e non si abbia la fretta di passare alla fase successiva qualora ci fossero ancora perplessità da parte del cucciolo nello svolgere gli esercizi che andremo a vedere tra un po'. È normale che la relazione resta centrale, ho aggiunto anche un altro video dove andremo a spiegare una criticità di una relazione tra un conduttore e il suo ausiliario. E adesso, se potremmo anche iniziare con vedere il primo video, in maniera tale che iniziamo a raccontare le dinamiche. Ho presentato diversi video questa sera e faccio vedere anche un video girato la stessa mattina con Sole, prima in compagnia delle cucciole con le quali condivide lo spazio quotidiano, e poi nello stesso giorno portata a Tartufi con i tutor che lei conosce, sì, ma non condivide lo spazio quotidianamente, cioè ci si vede solo attraverso la rete. E vediamo degli atteggiamenti diversi, degli atteggiamenti che difficilmente andranno a disorientare la cagnolina. Manteniamo sempre i punti fermi che il luogo può creare un condizionamento. È ovvio che è molto più facile per noi che andiamo prima a condizionare l'azione che vorremmo che il cane svolgesse e poi permettergli su quel posto una sorta di ricreazione, che è il contrario, perché la prendiamo un po' troppo in salita. E possiamo iniziare a vedere qualcosa, se ci fa piacere. Eccoci. Allora, questa è una mattinata, questi sono tre cuccioli miei, uno è Perla, uno è Sole e l'altro è Asia, che le sto preparando sul campo. Loro sono cani che tra di loro giocano giustamente, come è giusto che sia. Partiamo dalla più grande che ha 7 mesi alla più piccola che ne ha 4,
ovviamente in mezzo a loro si vede chi è un po' più in avanti, chi è un po' più indietro, vediamo una Sole acceleratissima. Infatti ero indeciso tra lei e Perla da far uscire quel giorno e poi ho deciso per lei. Gli creo anche un condizionamento di riflessione, come vediamo qui, con una pietra che non permette di arrivare immediatamente al tartufo, così anche la piccola Asia si rende conto di quello che sta accadendo, infatti la vediamo verso la fine. E sto condizionando i miei cani, e si vede dall'atteggiamento, con la pulsione gioco-predazione, perché è un qualcosa di analogo a quello che fanno, che fanno i Boy Scout, cioè ti preparo attraverso il gioco a un qualcosa che poi andrai a svolgere in campagna. È ovvio che questa, parliamo già di uno stato relativamente avanzato dell'addestramento di dei cuccioli, dove c'è una grossa relazione di base. Io sto in prima linea spesso per la scuola Maiella, ma dico sempre che il lavoro, tra virgolette, dove ci vuole più pazienza, lo svolge Anna Pace, che me li socializza, me li porta in giro per il paese, me li abitua alla macchina. Io lavoro un po' su delle basi che mi prepara Anna, che non finirò mai di ringraziare appieno. Quindi, svolto quel lavoro, che in parte me lo fanno, in parte ci collaboro anche io, li iniziamo a preparare in una fase cuscinetto dove vediamo tre cani fortemente collaborativi. Questi tre cuccioli tecnicamente potevano uscire entrambi lo stesso giorno per come stavano concentrati, ma per dirvi, Asia, la volta precedente a questa, non mi aveva convinto, non la filmai in quell'occasione perché c'era un po' di pioggerella, ma non era molto operativa. Adesso vediamo invece Pigna con Lorenzo. Questo è un alagotto di 3 anni, però questo è il video che vi dicevo con Asia, che dopo che ha fatto con Asia, scusatemi, con Sole, e che dopo che abbiamo fatto quell'allenamento nel campo e si è comportato in maniera eccelsa, questa la stessa mattina, oretta dopo, anzi un paio d'ore dopo, perché dalla macchina al, ecco, questa è Sole, questa scodinzolante a fianco a Rudy, eccola qui, la vediamo con la sua patina da adolescente, che deve essere presente, però concentrata, guardate sulla buca, come è consapevole di quello che siamo venuti a fare, però ce l'ho preparata a venire a svolgere questa uscita, ed è stata anche un'uscita, diciamo, al limite come tempi, perché ci è voluto un'oretta a raggiungere il luogo della pastura e un'altra oretta e mezza ce la siamo fatti sopra. Un attimo, questo se puoi interrompere un attimo, Davide, dopo lo raccontiamo. Se no, grazie. Quella dopo che l'abbiamo allenata, l'abbiamo portata nel bosco, Sole si è iniziata, è stata consapevole. I rinvenimenti non sono stati molti, però ci sono stati. La cagnolina è stata consapevole, gli abbiamo lasciato la sua patina di infantilità, ma l'abbiamo canalizzata sul gioco. Canalizzata sul gioco perché? Sul gioco predazione, con tutti i passaggi pregressi, cioè scegliendo un soggetto che ha una grossa passione di base. Quindi abbiamo sempre detto che la grossa passione di base ti porta a fare quello per il quale sei portata, quindi difficilmente altre cose risulterebbero più interessanti di quella. Con un piccolo aiuto attraverso l'apprendimento l'andiamo a mettere in modalità di lavoro. Quindi abbiamo visto una cucciola di 6 mesi che si è fatta una passeggiata in montagna ed è stata presente su tutte le azioni e non si è mai dislocata. Ha avuto sempre una felice considerazione, ce lo dice l'atteggiamento, il fatto di scodinzolare, il fatto di essere cooperativa, non è andata mai a collaborativa, non è andata mai a rimorchio. Quello ci si arriva prestando attenzione a tutti i passaggi precedenti. Il video che ho fatto interrompere, che adesso andremo a vedere, è proprio del nostro micologo Sergio Muschia, che con il suo cane che si chiama Muschio ha intrapreso da poco il cammino con un Kurzar, che questa cosa diventa molto molto particolare, perché è una razza che io adoro, una razza con la quale sono nato come tartufaio, ma una razza che richiede molto impegno. E vediamo un cucciolo in questo video molto
molto provocante, nonostante i 3 mesi, cioè nel senso che tira tantissimo a guinzaglio. Abbiamo detto che la relazione a guinzaglio ci dice già molto del rapporto conduttore e leader, perché io faccio la direzione, io faccio l'andatura, io ho potere decisionale. Adesso vediamo quello successivo, dove Sergio, dopo, con i nostri consigli e le sue competenze cinofili già presenti, lo vediamo, non è questo Davide, c'è un video di dove fa dei report, questa è sempre la mattinata con sole, penso che sia questo qui, e lo vediamo già con che effetto dei riporti, con un rientro abbastanza accettabile, considerando qualche giorno dopo il video precedente, quello che tirava in maniera esagerata. È ovvio che un cucciolo con una buona passione di base, l'abbiamo scelto proprio insieme sulla cucciolata con un video, è un cucciolo che purtroppo Sergio quasi deve legare le scarpe, perché questi soggetti hanno veramente richiedono una gestione molto molto professionale ed è necessaria. E qui allora questa è Pigna, è di Andrea, un ragazzo di Lorenzo, scusate, che ci segue, è venuto a fare anche qualche giorno intensivo la settimana scorsa. Una cagnolina dove mi ero accorto che, dove ci eravamo accorti, perché parte del lavoro l'ha fatto anche con Anna, di una criticità importante a livello relazionale. Seppure c'era un amore importante, il cane vive in casa, Lorenzo lavora in uno zoo, quindi è una persona con una grande esperienza con gli animali, non con i cani, ma ha una grossa esperienza. Poi ci siamo accorti, strada facendo, che Lorenzo non poteva toccare le zampe della cagnolina. E c'è un video che è questo qui, dove quando ci siamo resi conto della problematica, ormai ti leggo nel pensiero, Luigi. Meno male, con me è necessario, perché lo sai che sono un po' disorganizzato su queste cose. Allora, in questo video guardate come sta in estasi la cagnolina. Qua c'è la museruola, mezz'ora prima era un pitbull e abbiamo dovuto mettere la museruola. Quindi abbiamo messo Lorenzo in sicurezza, se io che mia moglie, e dopodiché gli abbiamo fatto abbattere questa barriera, perché non è sano un rapporto e ci stava affezione, non era né da trauma né da nulla, quello era un vizio d'abitudine dovuto all'intelligenza risolutiva. Probabilmente lei da cucciola, molto probabilmente nell'età imprinting, perché era proprio ben fissata questa attitudine, per risolvere l'invasione dello spazio vitale in alcuni punti del corpo, lei ringhiava e simulava il morso. Ha vinto sempre, e questa cosa è stata accantonata, e per lei era diventata la soluzione. Quindi noi abbiamo preteso, prima che si andasse in montagna, per far sì che ci fossero dei risultati che poi sono arrivati, che questa cosa si abbattesse, perché non si può pensare di andare in montagna, che il nostro cane sia collaborativo con noi, quando questo cane non ci permette di toccare le zampe, perché addirittura va in aggressività. Quindi, come è vero, una cosa che purtroppo ci deve far sempre riflettere, che il problema in sé nel bosco spesso è causato e viene la problematica sta distante dal problema, come in questo caso. La cagnolina, una volta che ha superato questo, poi adesso gliela fa senza la museruola, addirittura gli riesce a spuntare i peli in mezzo le dita con le forbici, cosa che prima era impossibile. La cagnolina adesso tranquillamente si fa toccare ed ha acquistato più fiducia nei confronti del leader. Queste sono dinamiche che andavano affrontate e alla quale non si era dato il giusto peso. Se non ti dispiace, Davide, ritorniamo indietro a quei video che abbiamo saltato, perché secondo me ci aiutano tanto nel comprendere l'argomento di questa sera. Allora, questo è un Kurzer, è un radar non puro, è un cane ingestibile.
è stato lavorato in educazione molto molto da Anna Pace, e adesso vediamo in estrema libertà con Yuri, col suo conduttore. Lo vediamo che ragiona, lo vediamo che è obbediente, lo vediamo. Questo era un cane che nel bosco giocava, si allontanava, andava solo a caccia. Adesso, proprio ieri, mi ha mandato le foto di un paio di uncinati che ha trovato, l'ultima uscita, la penultima uscita anche ha trovato qualche uncinato. Guardate che tipo di relazione che c'è in estrema libertà, in un campo aperto, non recintato. Questo è il rapporto che si deve cercare di avere con un cane che ha un grosso distacco. Questo qua veramente hanno fatto un capolavoro, Yuri ed Anna, perché è un cane che quando io l'ho visto i primi giorni mi sono fatto il segno della croce, sinceramente. Ma perché? Perché poi il nostro target di solito di chi vuole andare nel bosco e di persone piuttosto frettolose. Qui sono stati è stato veramente bravo Yuri ad accettare il fatto che ci volevano dei mesi e il lavoro iniziato. Questo è un seduto a comando, un lavoro iniziato a luglio per andare in montagna. Adesso, nonostante la condizione non favorevole alla transizione al naturale, di un cuccio di un'istruttrice e un allievo che si sono messi in dimensione del cane, perché poi un'altra cosa che a noi non aiuta è questa fretta di andare in montagna subito a tutti i costi. In montagna, se il nostro cane non è pronto, se il nostro cane tende a distaccarsi, è il miglior posto per rovinarlo. Il cane più esce, più impara, se è pronto, se non è pronto è un casino. Questo è un video di quest'inverno. Questi cani sono tutti irolari. Lavorano bene, adesso hanno l'anno tutti quanti. E vediamo quattro cani, due sorelline di lagotto, una lagottina un po' più grande e un bracco pointer leggermente più piccolo di età, che stanno facendo la stessa cosa che avete visto poc'anzi, cioè li sto mettendo in modalità, si stanno abituando questi, e io li lavoro prima, noi li lavoriamo prima in maniera individuale, poi li facciamo lavorare in maniera collettiva, altrimenti diventano troppo dipendenti dei collaboratori. Questi esercizi sono fondamentali, che loro lo facciano bene per poter pretendere di andare nel bosco e esprimersi e non dare fastidio al tuto. Anche l'atteggiamento, tranne in qualche passaggio dovuto all'entusiasmo di essere scesi da poco, vediamo che tutto sommato non vanno uno dietro l'altro proprio a rimorchio, anche quando la direzione è la stessa. Ognuno di loro ha un terreno diverso e questa cosa ci fa capire molto del nostro cane, perché un errore che si può commettere qualora si lavora troppo con un cucciolo che magari ha poca autostima, troppo in compagnia, che diventi dipendente dell'altro cane. Quella cosa neanche va bene. Un buon cane deve lavorare sia da solo che in maniera collettiva, si deve esprimere per l'età che ha e per le competenze e non avere un atteggiamento dislocante. Ok, vediamo se c'era qualcos'altro che mi avevi mandato. Se abbiamo visto, eccolo. Adesso ci Allora, aspetta. questo è un cane che ha fatto i nostri stage. Ah no, mi sa che Aspetta, che arrivo, te lo ripeto. era Andrea con Artù, un Kurzarr adulto che quest'estate aveva dei grossi problemi di collegamento. E dirava Andrea, una persona che ci sta dedicando tanto, anche grazie a Virginia, Alberto, Laura, insomma, la famiglia che si è dedicata a questo soggetto importante, che adesso sta dando delle grosse soddisfazioni. Un cane molto particolare, Artù, è un cane duro che Davide ha avuto la fortuna di conoscere anche in maniera indipendente. Però per una nostra etica, il rinvenimento lo tagliamo, non ci va di, e ci interessa solo far vedere la collaborazione del cane. Questo era un cane veramente molto difficile nella gestione. Andrea, con la sua buona volontà e con la collaborazione di Davide, e soprattutto con le competenze acquisite, perché ogni razza è anche a sé, quindi
è riuscita ad avere con Artù un ottimo, sta riuscendo, perché Artù è ancora un soggetto giovane, sta avendo con Artù degli ottimi risultati in proporzione alla stagionalità, che ripeto, qua ci sono buoni soggetti di un anno e mezzo, un anno, di due anni, che stanno in difficoltà, perché la stagione purtroppo è quella che è, neanche a stare a ripetere sempre le stesse cose. Quindi purtroppo, per iniziare, chi ha iniziato quest'anno veramente non poteva scegliere stagione peggiore fino ad oggi. Poi speriamo che queste piogge, probabilmente nel bianchetto e nell'estivo, qualche speranza in più ce l'avremo se continua a pioggerellare, e vediamo successivamente che cosa andrà a succedere nei prossimi giorni. E le problematiche del lavoro di squadra, se il Cuccioli, lo ripetiamo sempre, tutti i cani, ma i Cuccioli in particolare, devono scendere a guinzaglio. Si aspetta una forata e poi si lasciano su quella forata quasi a non fargli accorgere di essere stati slegati. Non con la nostra andatura, con le nostre posture, condizioniamo molto di più la cerca che con la voce. Quindi cerchiamo di assecondarli, cerchiamo di, e quando ci sono dei momenti di perdizione deve arrivare il no in maniera autorevole, però sto no precedentemente non deve essere stato dato troppo in maniera non comprensibile da parte del cane, se no ha un effetto palla di neve, nel senso che il cane lo ignora e quasi assuefatto. Se si prestano attenzione a tutte queste cose, e io non smetterò mai di ripetere, noi della scuola Maiella non smetteremo mai di ripetere che l'educazione di base è fondamentale, perché qua c'è una sorta di avversione al guinzaglio, al campo, agli esercizi base, che quelli sono la chiave che poi nel bosco ti danno delle grosse risposte. E anche qualora si dovessero essere persi questi cani, adesso sto recuperando un lagotto interessantissimo, un fratello di una cagna importantissima che ho avuto, che è Tris, che grazie al lavoro fatto precedentemente, adesso che sta in recupero comportamentale, è abbastanza più semplice, arriva subito la correzione, a differenza di cani che quegli aspetti non li conoscono. Quindi poca fretta e tanta considerazione e valutazione prima di portarlo fuori, e quando lo si porta con le orecchie dritte, perché perdersi un cane adesso è abbastanza semplice perderselo a livello lavorativo. Decisamente. Allora, abbiamo passato, siamo intorno alla metà della diretta e alla fine la partita non ci ha sconfitto, siamo comunque abbastanza. E visto che siamo abbastanza, io vi ricordo che già durante la live potete lasciare un mi piace al video, se ovviamente se vi sta piacendo, cliccando sul pollicione in su, proprio che c'è qua sotto. Questo aiuterà un po' l'algoritmo di YouTube a far girare questi contenuti. Inoltre c'è sempre quell'annoso problema che più della metà delle persone che guardano questi video non sono iscritti al canale, quindi se ci fosse qualcuno ora in diretta che non è ancora iscritto al canale può cliccare su iscriviti qua sotto, ovviamente è gratuito e riceverà tutte le notifiche dei nostri prossimi video, gli verranno proposti da YouTube con più facilità. Poi se cliccate anche la campanella potete scegliere voi cosa, che tipo di notifiche ricevere. Comunque iscrivetevi e lasciate un like se non lo avete ancora fatto. E iniziamo a guardare un po' la chat, visto che qualcuno ha iniziato a fare delle domande, a scrivere. Abbiamo Gabriele Alunni Gradini. Sì. Per abituare il cane alla museruola, è giusto farlo abituare già a 70 giorni? All'inizio è giusto farlo raspare con la museruola e fargli mangiare qualche tartufo? Allora, Gabriele, probabilmente non segui il canale da molto. In generale preferiamo, anzi non preferiamo, non concordiamo, almeno non concordo, poi Luigi dirà anche lui la sua, col far mangiare il cane al tartufo, ma immagino che sia d'accordo
con me, perché appunto si porta poi il cane in pulsione e fame durante la cerca. Questo crea tutta una serie di svantaggi che però non andiamo a rivedere stasera perché ne abbiamo già parlato in mille video, mentre lavorando sul gioco Predazione, oltre a ottenere risultati migliori, si evitano anche degli spiacevoli inconvenienti. Quindi in generale fargli mangiare il tartufo, no, abituare il cane alla museruola un po' alla volta e lontano dal tartufo. Non gli farei associare la museruola al tartufo, soprattutto nel momento in cui non è ancora abituato alla museruola o non è ancora fissato bene sul tartufo, perché potresti rischiare di andare a fare più che altro un danno, sostanzialmente fargli associare una sensazione negativa al lavoro di cerca. E quindi se vuoi abituare alla museruola, inizia a farlo lontano dal tartufo. Poi una volta che è fissato col tartufo e tranquillo con la museruola, puoi iniziare a lavorare sulle due cose. Tu che dici, Luigi? Ma io concordo in pieno, in più ti dirò che finita la diretta pubblicherò un video sul gruppo dell'approccio della museruola di una cucciola di 4 mesi che con un ragazzo che viene a lezione si vedrà il primissimo approccio di questa cagnolina con la museruola. È tutto giustissimo quello che hai detto. E altra cosa, sto seguendo due lagotto e qual è il maschio che ha un carattere con una tempra fisica e psichica molto alta, quindi pensavo non ci fosse alcun problema nell'applicare la museruola, perché il proprietario mi aveva detto che non sapeva che cosa fosse la museruola. Quando ho estratto la museruola mi sono accorto che il cane la conosceva e anche molto bene, nel peggiore dei modi. E io ho detto: guarda, ma tu dici che non l'ha vista mai, è impossibile che una cosa che non ha vista spaventi così tanto un cane. E lui non è di qua, è di Frosinone. Mentre ritornava a casa dopo un'oretta, ci metto un'ora e mezza ad arrivare a casa, mi telefona e mi dice: cavolo, Luigi, avevi ragione, non avevo considerato che la museruola gliel'ha messo il pelettatore perché non si voleva far tosare. Purtroppo poi alcuni aspetti te lo dice il cane e non ci provo più a mettergli la museruola per farla lavorare, perché ormai ha associato la museruola a qualcosa di terribile. Quindi è fondamentale che quando viene applicata la museruola, come ti diceva giustamente Davide, vada applicata in una situazione di estrema naturalezza. In parallelo si fa il percorso classico del tartufo che noi abbiamo sempre improntato, e poi ci sarà un giorno che ci renderemo conto che i tempi sono maturi per pensare che il nostro cane possa scavare sul tartufo con la museruola. Però sono due discorsi che partono in parallelo con l'obiettivo di incontrarsi, ma successivamente. E la domanda che spesso mi fanno quando dico questo: ma qui ci sono dei posti dove si rischia? E allora quei posti si devono evitare per il momento, andare nei posti più sereni, per poi andarci quando il lavoro è compiuto, perché due paradisi non si possono vivere contemporaneamente. Ok, un'altra domanda, questa è proprio per te. Luigi, buonasera. Ivan Federici. Ho un problema con un mio lagotto di quasi 2 anni. Quando siamo nel bosco e si incontra un altro cane, lui inizia ad abbaiare. Dove ho sbagliato e come posso risolverlo? Si dovrebbe riprendere la scena, mo parlare solo di questa dinamica è un pochettino particolare. Allora, fondamentalmente, che il cane segnali un competitor è positivo per il branco. Quindi, che se io mi incontro con Davide nel bosco e non siamo usciti insieme, i miei cani gli danno un abbaio e per allertare il resto del branco, e ci sta. Poi si deve vedere se il cane è stato socializzato e sta nelle mani del conduttore e la relazione è sana, basta un mio gli posso trasmettere tranquillità con uno tranquillo, con un buono, cioè rasserenando il nostro cane, come facciamo nel quotidiano. Perché quindi probabilmente o dovresti iniziare a lavorare a tranquillizzarlo e vedere le risposte, poi qualora non ci fossero le risposte dovresti ritornare un po' indietro
e magari portarlo a guinzaglio in un posto dove ci sono diversi cani, che lo abituerai a stare più sereno, perché è anche una cosa negativa, perché c'è un mio rivale molto bravo come conoscenza dei posti, che grazie ai suoi cani che mi appaiono sempre, io ho imparato tanti posti, tanti algoritmi sono nascosti, al punto che anni fa, adesso siamo abbastanza amici, sempre con quel punto di rivalità, anni fa mi diceva: ma tu mi segui? Ma no, non ti seguo, però ho capito, se tu c'hai cani che quando passo, dopo tra l'altro era una cagnolina con una luce sottile, una frequenza veramente molto particolare, molto molto brava, mi sa che ce l'ha ancora, ma dovrebbe essere molto anziana, e grazie a lei ho intuito la direzione di qualche tartufaia, al punto che lui pensasse che io l'avevo seguito, cosa che sinceramente non ho mai fatto con nessuno. Però ti viene, siccome conosco l'esperienza di questo signore e conosco i risultati, perché è una persona che fa adesso un po' meno per via dell'età, però ai tempi ha fatto per fare, e chiaramente questo lo vedevo discendere dalla parte, sentivo il suo cane che a 200, sai, in estate anche a 200 metri rischi di non vedere una persona per la vegetazione e quant'altro, ho imparato diversi posti grazie a questa sua cagnolina un po' esagerata con questo atteggiamento. Beh, comunque ti dico, io c'ho Tabuia, che è un cane, comunque io la uso come tutor, e ogni giorno lavora con cani diversi, che conosce, che non conosce, appunto il suo lavoro da tutor è assolutamente serena. Se siamo nel bosco e dovesse avvicinarsi qualcun altro, ma anche non nel bosco, in situazioni in cui magari io sto facendo altro, so, comunque un avviso lo dà. Poi appunto è questo male oltre, entro un certo limite, appunto. Sì, il male non lo fa, però è anche normale, avvisa dicendo: guardate che sì, ma guarda, chi non lo fa abbaiando, magari te lo fa con l'atteggiamento, perché... c'è sempre il Tabuia, che io mi sono reso conto, almeno credo, perché vado in zona, poi conosco anche cacciatori che le frequentano, e io con Tabuia vedo, arrivo all'incontro solo col capriolo, col cinghiale non ci arrivo mai, e sono zone dove il cinghiale è sicuramente presente, quindi penso che lei sia in grado di discriminare il cinghiale dal capriolo, e se mi porta all'incontro col capriolo, magari anche facendolo uscire dal fitto, col cinghiale tende a comportarsi diversamente, perché appunto sono zone poi molto frequentate dal selvatico, e mi capita di incontrare, di avere incontri ravvicinati solo col capriolo, quindi anche su quello credo che poi il cane sia in grado di discriminare, di avvisare in maniera differente, tenere comportamenti anche che possono essere utili. Assolutamente sì. Allora, c'è Giovanni Maiorano che dice: il Kuzar, credo il Kuzarino di Sergio, dice: mi sembra un Jeff in divenire. Sì. È Jeff, vero, tra l'altro non lo vedo qua in diretta oggi, Francesco. Va bene, va bene. Gabriele Alunni, grazie mille. Ivan dice: infatti il problema grosso è quello, mi beccano le pasture, io sto attento a non calpestare neanche i rami, e lui invece si mette ad abbaiare. Qua Ivan, c'è un signore, si chiama Crescenzo, ma grazie a lui mi sono imparato dei posti, grazie alla sua cagnolina. Ragazzi, allora Luigi invece sulla questione del branco che avevamo accennato, sì, all'inizio. Ok, fondamentalmente è quello che abbiamo visto, fondamentalmente per quanto concerne la ricerca del tartufo e le prime impostazioni per poi andare nel... Allora, in un branco che si rispetti, perché qui probabilmente si è fatta spesso confusione, cioè il leader è un bravo padre di famiglia, come abbiamo detto, però che dà delle direttive. In un bravo branco che si rispetti, ci sono delle direttive di tipo lavorativo
e delle direttive di caduta della leadership. Cioè io permetto ai miei cani di fare quello che vogliono quando gli autorizzo, però dopo basta che io riprendo una certa postura e loro si rimettono automaticamente nella loro modalità, nella modalità da me richiesta in quel momento. Quindi dal dietro mentre si cammina durante un sentiero, dal salire in macchina. Però come si fanno a curare queste dinamiche, soprattutto quando c'è l'effetto palla di neve, perché insieme sono un po' più difficili da gestire? Dalle piccole cose, cioè io apro il trasportino e ti autorizzo a scendere, non è che apro e mi salti addosso, vengo, ti tiro fuori dal box, non ti faccio uscire dal cancello a prenderlo, ma entro io, tranquillizzo, ti metto a guinzaglio, usciamo fuori serenamente, dalla somministrazione del cibo. Io ti do da mangiare, aspetti che ti riempio la ciotola, perché se ti avvicini mi sollevo. E tutte queste dinamiche ci daranno una grossa consapevolezza al cane delle direttive da ricevere, che poi non è più e nemmeno di quello che fa in maniera diversa un suo cugino, un suo antenato, lupo e dingo, allo stato naturale, e dalla tana con i cuccioli. Sono le stesse identiche dinamiche. Altra cosa alla quale presto molta attenzione nel distribuire il cibo a seconda della gerarchia, cioè io ho i cuccioli, ho dei cuccioli di 3 mesi e mezzo, ho dei soggetti adulti, il cibo inizio a darlo ai soggetti adulti, così come accadrebbe in un branco. Cioè, se si presta attenzione a tutte queste dinamiche, il concetto di branco, chiaramente, che è un concetto molto molto ampio, adesso noi lo stiamo restringendo sul lavoro sul tartufo, quindi in linea generale parliamo di 2-4 cani qualora ci fosse un secondo patentino presente. Che cosa non devono fare i nostri cani? Non devono avere un atteggiamento dislocante, e quello ce lo dà la passione di base, quindi abbiamo già scelto dei soggetti portati, ce lo dà il lavoro individuale, la giusta valutazione del soggetto, quindi aiutandolo se magari ha una eccessiva sensibilità, lavorando sull'autostima, riducendo l'autostima qualora è un soggetto troppo troppo spaccoreggiante, troppo in avanti, però tutte queste cose devono ruotare intorno alla passione di base, perché se manca quella e tutto diventa molto più difficile, e i risultati e il livello dei risultati sperati si va tristemente ad abbassare. Quindi in questo contesto il criterio del branco è praticamente una sorta di comunicazione con i nostri soggetti, che va molto molto di questo tempo va investito fuori dal bosco. Cioè il sedersi semplicemente su un moretto e farci proprio delle vere e proprie coccole, proprio creare un rapporto chimico con i nostri soggetti, ci dà poi nel bosco una forte leadership sui nostri collaboratori. Cioè chiunque viene a fare formazione da noi o frequenta anche i nostri stage e quant'altro, ha visto che quando il cane per abitudine si è dislocato, io non gli ho fatto rimproverare il cane, gli ho fatto dare un bravo al cane che stava lavorando bene in quel momento. È stato sempre sufficiente a far leva sul soggetto che si era dislocato per rientrare, dare il buon esempio e ignorare il soggetto che aveva l'atteggiamento indesiderato, esaltare il soggetto che stava lavorando bene. Parliamo sempre di soggetti equilibrati, perché se ci fossimo accorto che l'allievo in questione aveva problemi di comportamentale, non l'avremmo fatto per evitare che si accendesse una rissa sul campo. Quindi fatto le giuste valutazioni prima, e facciamo tutta una serie di cose che viste in maniera distratta non danno neanche il giusto valore, però noi facciamo liberare di fatto 10-15 cani in un recinto dopo che li abbiamo visti in maniera naturale. Dopo 10 minuti questi cani giocano, si sono fatti gli spazi, si sono creati i gruppi, quindi quel lavoro viene fatto per sapere che cosa abbiamo in mano, per renderci conto anche delle criticità di alcuni atteggiamenti
lavorativi, il branco collaborativo con il metro Maiella è questo, è la valutazione di tutte le dinamiche di un certo livello di attenzione sui soggetti per poi trasferire queste cose appena elencate nel bosco nella maniera più collaborativa possibile, senza avere delle sorprese o delle spiacevoli sorprese in questo caso. Angelo Papa, domanda forse ripetitiva. Ogni quanti giorni è meglio la simulazione con il tartufo Maiella? La cagnetta ha un anno, in questo periodo nella zona del centro Italia non troviamo nulla, grazie. Angelo, a me verrebbe da dire che non c'è un calendario fisso, cioè nel senso, non ha tanto senso dirti fallo una volta ogni 2 giorni, una volta ogni 3 giorni. I cani sono atleti, secondo me, quindi più si allenano, meglio lavorano. Il fatto che si debbano allenare nel modo giusto poi è tutto un altro discorso. Cioè, nel senso, più che quante volte farlo, è fin quando farlo la questione, ovvero finché il cane si diverte, è partecipe al gioco e collabora, ha senso lavorarci insieme. E secondo me è importante leggere il cane, il proprio cane. Capire quando fermarsi prima che il cane smette di avere interesse nei confronti dell'attività che stiamo facendo. Nel momento in cui tiriamo fuori il tartufo Maiella e vediamo che il cane è entusiasta di quello che gli andiamo a proporre, vuol dire, secondo me, che stiamo lavorando bene con il cane. Poi i tartufi non ci sono o ce ne sono pochi, però se il cane ha già un anno e già avevi iniziato a cavare, potete comunque spostare le vostre simulazioni nel bosco. Nel momento in cui si torna anche alla questione che dicevamo prima rispetto al branco, cioè il leader è quello che fa delle proposte sensate al cane. Certo che se noi portiamo un cane nel bosco e gli continuiamo a chiedere di cercare dove non ci sono tartufi, potrebbe perdere di interesse la nostra proposta a un certo punto. Se però noi andiamo a fare quel lavoro di simulazione su magari delle tartufaie che conosciamo, tipo qui da me, anche l'uncinato, io ho tutti i miei calendari dove di solito mi segno un po' le annate, quando, dove, sono reso conto pasture che erano già partite l'anno scorso, ormai da quasi un mese, quest'anno sono totalmente ferme. Però se dovessi fare delle simulazioni e non avessi dei posti attivi, potrei provare a spostarli lì, appunto, sempre cioè, rispettando i tempi del cane. Luigi, che dici? Sì, sono queste le dinamiche, sì, perfettamente d'accordo. Hai spiegato tutto benissimo e in linea generale le dinamiche sono queste qui. E non c'è una data esatta, dipende dal livello del cane. Io gli alleno anche i soggetti titolari, li chiamo io. Quando non ho tempo di portarli fuori in simulazione, e, come abbiamo detto spesso, con l'essenza inerente il tipo di terreno, l'habitat dove li stiamo allenando, cioè nel bianco, col bianco nei posti da bianco, nero pregiato estivo nei posti da nero pregiato estivo. Purtroppo è così, quest'anno è tutto un po' più difficile, quindi la simulazione, in simulazione il cane non si rovina, poco ma sicuro, se le cose le fa come le deve fare. Magari scegliete sempre posti naturali quando vi è possibile, posti frequentati da selvaggina in maniera tale che discriminino e quant'altro. E io ho sempre lavorato molto sulle simulazioni, i risultati sono stati abbastanza soddisfacenti nei soggetti portati. Dopo nei soggetti non portati, li puoi portare anche sulla Luna, non accade nulla. Quindi è come diceva Davide, insomma. Giovanni Maiorano, ciao Giovanni, Ciao. ci siamo conosciuti anche tu, Luigi, te lo ricordi? Sì. Sì. A causa della pandemia non ho potuto portare la cucciola naturale. Dopo un imprinting di base al tartufo mi sono concentrato sull'obbedienza. Non è troppo per un cucciolo assorbire entrambe? No, Obbedienza e. già per l'età riescono a chiaramente in maniera dosata, cioè è troppo, dipende dal
da quanto tempo e neanche dal tempo che decidiamo noi, da quanto tempo la sua struttura mentale è disposta dai tempi di attenzione, tecnicamente parlando, però possono fare entrambi. Tu pensa a quello che fa un adolescente umano, matematica, chimica. Dipende anche dalla razza del cane. Infatti. Dall'intelligenza è predisposto, lo può fare assolutamente. Va bene, Luigi, se non ci sono altre domande, io andrei verso i saluti finali, così almeno sì. Poi in questa stagione qua. Esatto, bravo, perché infatti le facce iniziano a vedersi. Allora, io saluto tutti, vi ricordo che potete già lasciare un like se non l'avete ancora fatto qui sotto il video, se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo subito. Ciao Luigi, grazie mille anche per questo lunedì. Grazie a te Davide, grazie a tutti, tra un po' pubblico quel video della Museruola. Perfetto, noi con Luigi su Trafola Academy ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 20:30, e invece mercoledì continuiamo con gli appuntamenti micologici insieme a Sergio Mustica. Vi saluto e ci vediamo mercoledì allora. Ciao Luigi, grazie, ciao a tutti. Ciao, buonasera. Ciao.